benvenuta. Grazie. Grazie per essere qua. Abbiamo Zoe Giatras dell'Empoli Calcio Femminile. Benvenuta e grazie. Grazie. Allora, tanto come te la passi in questo periodo, insomma? Ora, oggi meglio, appunto. Ho avuto l'opportunità di ritornare nella palestra dove generalmente ci alleniamo anche con la squadra. Ovviamente singolarmente ci sono potuto andare, che è stata una bella boccata d'aria. Finalmente mi sono allenata in un posto adatto e non più a casa, ecco. Sì, non devi più fare il dribbling tra i vasi di fiori e cose del esatto. genere. Okay. Esatto. Perfetto. Allora, guarda. Mi ho preparato un po' di domande che le avevo raccolte anche in giro tra un po' i miei iscritti e sì, diciamo che le domande sono più sulle differenze tra calcio femminile e calcio maschile, ok? Poi non so, sarai abituata a sta serie di domande. Allora, la cosa che ti volevo chiedere è questa, praticamente tu, voi per ora non siete considerate professioniste, ok? Esatto. Però la differenza tra i vostri allenamenti, le ore che vi porta via il vostro calcio rispetto a quello maschile, qual è? No, in realtà nessuna, perché comunque i tipi di allenamento, appunto, quantificate poi in ore che noi passiamo al campo e che comunque anche poi dal campo dedichiamo a questo sport, sono le stesse dei nostri colleghi maschi, ecco. Quindi da quel punto di vista lì nessuna, è solo una differenza all'atto legislativo, se così si può dire. Ok, ma infatti volevo anche chiederti, ma il vostro campionato riparte adesso? Allora, ancora non lo sappiamo, proprio perché la Serie A femminile, che poi in realtà insieme alla Serie B, però la Serie B è già stata chiusa, mentre la Serie A comunque ci troviamo in una situazione un po' di mezzo. Come si suol dire, non siamo né carne né pesce, nel senso che sempre da un punto di vista legislativo noi non siamo professionisti, professioniste, però il nostro campionato è organizzato dalla FIGC. Okay. E quindi ci troviamo in una situazione di mezzo e ora in questi giorni dovrà essere deciso anche riguardo al nostro campionato. Ho capito. E invece io leggevo, poi vabbè, tu lo saprai sicuramente, che lo stipendio massimo di una calciatrice è sui 30.000 lordi annui, ok? Che poi sì. Ho letto che di media si va poi sui 15 e così. Sì, esatto. Ma alla fine, cioè, voi per forza dovete cercare, non dico cercarvi un altro lavoro, ma comunque dovete avere un qualcosa in più, un appoggio, comunque pensare a un qualcosa per il futuro, diciamo. Esatto. Sì. Infatti, per esempio, nel mio caso io ho conseguito la laurea in scienze motorie, la laurea magistrale anche, e che mi ha permesso nei passati anni, dove ero fuori regione, quindi essendo a Sassuolo ho trovato qualche lavoretto nelle palestre, per dire. Sì. Quest'anno poi, essendo tornata a casa in Toscana, ho potuto iniziare anche, diciamo, la carriera da professoressa, e quindi quest'anno sì. Insegnavo a scuola oltre che a giocare. Però è una situazione comune a tante ragazze, per fortuna ora sempre meno. Quindi rispetto agli anni passati, comunque ora sempre meno ragazze devono dividersi, diciamo, tra lavoro e calcio. Questo sì. Beh, cioè è tutto praticamente cambiato un po' in meglio dal Mondiale 2019, dai. Sì, negli ultimi anni, soprattutto, diciamo che dal Mondiale c'è stato proprio un exploit pazzesco, ovviamente grazie anche a Sky che ha dato visibilità. E tanto alla fine lo sappiamo che quello che conta è la visibilità. Più visibilità sì. hai, più le persone ti conoscono e possono rendersi conto di quello che fai, e quindi piano piano tutto cresce. Però comunque la vera crescita è venuta da quando le società maschili si sono affacciate al mondo del calcio femminile. Beh, sì, quello è determinante, anche perché penso che avrete uno staff più curato adesso rispetto a quello di qualche anno fa, immagino. Sì, no, assolutamente, staff tecnico, le strutture,
è tutto un altro discorso. Prima era solo l'allenatore che gestiva tutto, un po' come succede magari nella terza categoria attualmente. Sì, sì. E invece comunque adesso abbiamo staff tecnici di valore, oltretutto sono molto preparati, e anche le strutture adatte, che anche quelle fanno la differenza. E secondo te cosa si potrebbe fare per portare ancora più visibilità al vostro campionato e far girare più sponsor, soldi, quindi avvicinarsi a un professionismo, no? No, io credo che comunque anche quest'anno con diciamo l'accordo anche con Team Vision, che trasmetteva tutte le nostre partite, era un qualcosa di importante. Poi purtroppo c'è stato il blocco e quindi diciamo si dovrà ripartire, però secondo me siamo sulla buona strada e il discorso del professionismo sono sicura arriverà. Ovviamente non è facile come si pensa, cioè non è solamente dire ok da domani sei professionista, perché ovviamente diventare professionista comporta tutta una serie anche di spese che comunque i professionisti versano i contributi, quindi cioè, bisogna che le società siano pronte a sostenere questo, poi se no non ha senso. Ok, tu sicuramente avrai sentito un po', sempre quando c'era il mondiale si parlava molto della differenza tra il calcio maschile e il calcio femminile. Addirittura io avevo sentito un opinionista, non mi ricordo più il nome, che proponeva di ridurvi i campi, di fare i campi più piccoli, le porte più piccole, per spettacolarizzare un po', per velocizzare. Ma io vedendo, e ne ho visto un po' di partite di calcio femminile, sta grandissima differenza non gliela vedo, se non quel minimo, quel po' di quella, diciamo, potenza muscolare un pochino inferiore che ha una donna, che poi è normale, no? Che poi, esatto, vabbè, si confronta a me, ne avrai di più, ma dico in generale, a parte quello, io quella gran differenza non gliel'ho mai vista, sinceramente. È cresciuto, no, dal punto di vista tecnico anche il calcio femminile un bel po' rispetto a qualche anno fa. Sì, no, assolutamente, perché comunque, come dicevamo prima, avendo degli staff più preparati, ovviamente il lavoro lo fanno loro e lo decidono loro, quindi poi si va incontro a una serie di allenamenti mirati e specifici. E comunque negli ultimi anni, anche da un punto di vista di preparazione atletica, è migliorato molto l'aspetto dell'allenamento per noi, e quindi lì c'è stato anche un aumento per quanto riguarda la velocità di gioco. Ovviamente non si arriverà mai a quella dei ragazzi, ma così come è per esempio la pallavolo maschile da quella femminile, cioè la velocità di gioco è diversa tra la pallavolo maschile e femminile, così come nel basket mi viene in mente, però comunque sono due giochi allo stesso modo intriganti e spettacolari, cioè ugualmente, esatto, quindi no, il discorso di ridurre il campo e le porte è abbastanza assurdo, ecco. Anche perché dovresti raddoppiare gli stadi quasi. Esatto. E mi collego a una domanda che mi aveva fatto Burchiano 92, chiedeva la tipologia e la durata dei vostri allenamenti, più o meno a grandi linee. Allora, noi considera a Empoli ci alleniamo 2 ore tutte le sere, sì, più abbiamo un giorno di doppia seduta in palestra. Ok. Fatto dalla squadra, in più comunque abbiamo la palestra a disposizione, quindi spesso ci andiamo anche per la parte magari di allungamenti, per la parte di recupero, ecco, stretching e quant'altro, però in media sul campo ci stiamo tutti i giorni 2 ore, ecco. Ok, ok, ok. E comunque sì, così diventa poi anche difficile, secondo me, avere un lavoro con cui, diciamo, compensare la parte economica che ti manca. Cioè, mi piacerebbe vedere un calciatore professionista di A che debba dividersi tra allenamenti e lavoro fuori, dovrebbe. Insomma, c'è il caso di vedere Ronaldo. E vabbè, altra domanda che c'avevo qui è: cosa ti ha fatto innamorare del calcio e che squadra tifi in generale? Allora, il calcio è sempre stata la mia passione, ma fin dai tempi dell'asilo ho sempre giocato in giardino a calcio con i miei amici. Sì. E non lo so,
penso di esserci nata proprio, perché in famiglia mia nessuno ha mai giocato a calcio e nessuno aveva questo grande amore per il calcio, non era nemmeno seguito, quindi penso davvero di esserci nata. È stato un gran regalo, perché comunque è una passione che poi mi ha accompagnato e mi sta accompagnando in tutta la vita, quindi diciamo è la mia vita fondamentalmente. Certo, certo. E la squadra è il Milan. Ah, ok, ok, certo. Milan che quest'anno farà un calciomercato un po' all'osso, esatto. Diciamo, un po' così. Cosa consiglieresti a una giovane ragazza che vorrebbe cominciare a giocare? No, io consiglierei sicuramente di iniziare, di inseguire i suoi sogni, ecco, qualsiasi essi siano. Io ti dico un aneddoto, quando ero più piccola in camera mia avevo fatto un quadro di foto dove dicevo che comunque il mio sogno era quello di arrivare in Serie A e alla fine ci sono arrivata, quindi penso che le direi solamente di inseguire il proprio sogno, ecco. Beh, una figata, dai. È bello, è bello. E ti racconto un mio aneddoto mio. Io ho anche arbitrato anni e anni fa. E arbitravo una partita di bambini, erano sui 10 anni. E allora il calcio femminile praticamente non se ne parlava, eh. Cioè, sembra, ma io ho 36 anni, ok? Quindi parliamo di 20 e passa anni fa, ok? E praticamente in una squadra c'era una ragazzina. Io mi ero già preparato psicologicamente al fatto di dire: vedrai che questa quando entrerà in campo, perché partiva dalla panchina, vedrai che gli altri bambini avversari, così magari, sai, possono prendere in giro o fare, no? Come può. Invece mi sono stupito del fatto che no. Cioè, nel senso, i bambini la vedevano come un altro giocatore, punto. Cioè, non gliene fregava niente maschio o femmina. Ed è quello che probabilmente sarebbe la parte buona che dovremmo conservare noi adulti, no? Tutti gli opinionisti, chi segue il calcio in generale. Vedere il calcio femminile come un calcio, punto, fine. Cioè, esatto. Punto, vabbè. Esatto. Ma no, è assolutamente vero. Penso che è un po' il discorso che si continua a fare di paragonare sempre calcio femminile e calcio maschile. Però in realtà sono, per forza di cose, due tipi di calcio diversi, ma per forza, come dicevo prima, tutti gli sport, al maschile e al femminile, sono diversi. Cioè, non ci sarà mai il record del mondo, che ne so, nella maratona non sarà mai uguale, sì, donne e uomini, però è fisiologico, certo. Però sono belli allo stesso modo. No, ti ricordi qualche anno fa, parecchi ormai, 10 o 15, quando Gaucci era l'allenatore, era il presidente del Perugia, aveva detto, sì, che voleva comprare quella giocatrice svedese, sarebbe, sì, stato possibile secondo te al di là delle norme? No, non penso. Infatti, se guardiamo adesso, le ragazze possono giocare con i maschi fino ai 15 anni. Ok. Perché poi comunque dopo appunto arriva lo sviluppo, arriva la pubertà e con lo sviluppo cambia tutto. Quindi poi diventa anche pericoloso comunque per ragazzi e ragazze giocare insieme. Tant'è vero che noi spesso facciamo amichevoli con i maschi. Sì. Però dobbiamo farle con ragazzi molto più piccoli di noi di età, ma perché poi comunque fisicamente, okay, ci eguagliano. Ho capito, questo. Quindi giocate più o meno con la primavera dell'Empoli, diciamo. No, anche 17-18 anni, tipo 16-17 anni, diciamo. Soprattutto perché appunto se prendi magari una squadra di paese, mettiamola, sì, così, puoi giocare anche contro gli juniores, sì. Però se, per esempio, Empoli comunque sono tutti selezionati, certo, insomma, sì, diventa difficile, ecco. Ok, ok, ok. E per quello che riguarda la vita fuori dal campo, no? Di solito tutti, il calciatore prototipo è il ragazzo che ne so, quando è fuori dal campo, se non ha famiglia, passa le serate alla PlayStation, oppure se ne va in discoteca o cose del genere. C'è anche da voi questo lato? Sì, sicuramente, c'è un po' di tutto, no? Ci sono ragazze a cui piacciono i videogiochi, ci sono ragazze a cui piace far serata, assolutamente. Io non sono una di queste, ma perché
non ho mai avuto interesse, ecco, a far serata, andare a ballare. Sono sempre stata un po' vecchia dentro da questo punto di vista. Preferisco le serate a casa, magari una cena tra amici, piuttosto che andare fuori. Poi ogni tanto ci vuole anche quello, però insomma. Certo, certo. Ok, quindi alla fine da questo lato non siete tanto diversi, dai. No, assolutamente, assicuro. Ok, perfetto. Vediamo se c'avevo qualcos'altro che mi avevano chiesto. Allora. Ok, questo qua, questa è una cosa mia. Secondo te, per... fare, diciamo, girare di più, fare appassionare di più le bambine al calcio femminile. Io ho una bimba che ha 8 anni e, sì, e vabbè, giochiamo tra di noi così, ma sarebbe carino forse se voi calciatrici ogni tanto giraste per le scuole elementari, magari a farvi conoscere così, no? No, sicuramente questo, per esempio, Empoli è un qualcosa che l'Empoli come società fa. Faceva già con i ragazzi e ha iniziato a farlo anche con la parte, diciamo, la squadra femminile, e quindi una volta a settimana due di noi insieme a due ragazzi dell'Empoli vanno nelle scuole, ovviamente della zona, certo. E per appunto farsi conoscere e cercare di appassionare un po' le bambine, ecco. Ok, no, è una bella iniziativa, no? Me lo chiedo perché qui da noi non lo stanno facendo, me lo chiedevo così. Tuoi obiettivi personali per il futuro, a breve, lungo termine? No, sicuramente mi piacerebbe appunto riuscire anche con l'Empoli stesso a arrivare a delle posizioni in classifica più promettenti, ecco. Sì. Comunque nel femminile purtroppo... ci si gioca poco, nel senso che la prima vince il campionato e poi la seconda insieme alla prima vanno in Champions League, quindi sarebbe bello avere anche un'Europa League anche per il femminile, in modo tale che il campionato diventa ancora più avvincente. Sì, sì, e magari forse anche metterci più squadre dentro, allungare il numero di squadre. Allora, al momento secondo me 12 va bene, perché comunque è stata una riforma fatta per alzare il livello, e infatti il livello si è alzato tanto per questo. Appena poi entreranno più squadre professionistiche, quindi anche magari dalla Serie B riusciranno ad arrivare più squadre attrezzate, ma non per la qualità delle ragazze, ma proprio da un punto di vista di società che ci investono, allora si potrà aumentare il numero di squadre. Comunque sì, inserire un'altra Coppa Europea sarebbe bello, inserire un qualcosa, esatto, in più. Sì, allargare le competizioni, anche per dare visibilità al tutto. Esatto, esatto. Anche perché poi, per esempio, tu hai parlato di Team Vision, di Sky, cioè, sono tutte sì, buone piattaforme, è bello che lo facciano, però sarebbe bello se tipo ci fosse, che ne so, una Champions in prima serata su Rai 1, per dire, no? Esatto, un esempio. Sì. E se lo spettacolarizzassi, sai, sarebbe un po' così. No, assolutamente, è vero. Nazionale, ti piacerebbe arrivarci? Vabbè, la nazionale è il sogno di tutti, però non si dice mai, un po' per scaramanzia. No, è vero che ho 28 anni, però non si sa mai, le porte alla fine... Ci sono anche giocatori che hanno dimostrato di arrivare in nazionale magari a 30 anni, quindi... Certo. Non si può mai sapere, quello è sempre l'obiettivo di tutte, credo, assolutamente. È vero, colpa mia, non l'ho detto all'inizio, tu giochi per lo più difensore centrale, giusto? Sì, okay. Sì, esatto. Beh, i difensori centrali, almeno nella parte maschile, so che possono arrivare anche a dare il meglio sui 31-32 anni, non è mica detto, esatto. È un ruolo che ti permette in realtà di proseguire... Cioè, la tua maturazione, non è che tu a 30 anni, ok, sei bollato come vecchio, come... No, anzi, perché comunque è un ruolo dove conta tanto l'esperienza, perché alla fine, diciamo, gestisci un po' la squadra da lì, insieme al portiere vedi tutto il campo, quindi è ovviamente più esperienza hai e meglio è, questo assolutamente. Però in nazionale nostra ci sono dei centrali fortissimi, quindi diciamo che la competizione è alta, ecco. Certo. E una cosa volevo chiederti così: l'anno scorso giocavi a Sassuolo, ok? Ti sei trasferita a Empoli per lo più per avvicinarti a casa, o ti è piaciuto il progetto, la neopromossa?
forse più minutaggio potevi avere, non so. No, in realtà sì, è andata così, nel senso che ho passato 3 anni fantastici a Sassuolo, davvero, abitavo a Reggio Emilia e mi sono trovata benissimo. Però nell'ultimo anno avevo trovato un po' meno spazio, avevo comunque giocato perché più della metà delle partite l'avevo giocate titolare entrando, però diciamo che non ci trovavamo con il mister, giustamente, okay. Capita, e quindi niente, io sono per giocare, mi piace proprio giocarla, sì. Per poter giocare come credo un po' tutti i giocatori, e quindi ho deciso così di tornare a casa. Empoli è una società che conosco da tanti anni e conosco alcune ragazze che ci giocano, che adesso appunto sono mia compagna di squadra. È una società seria che ha dei progetti importanti e quindi mi è piaciuto il progetto, in più sono tornata a casa, era perfetto, ecco. Beh, ottimo, dai, allora dai, dovresti essere partita molto positivamente con questa nuova stagione con l'Empoli. Anche sì, sì, no, alla fine, chiaro, sì, sì. No, è stata una stagione bella davvero, perché ci siamo tolte tante soddisfazioni e sarebbe stato bello poterla concludere normalmente, perché penso che ce ne saremmo potute togliere altre anche, ecco. Ecco, un'altra domanda che volevo chiederti, il tifo nel calcio femminile, io non so, è una mia impressione, ma lo vedo un po' più corretto. Ho visto sul tuo Instagram un video di voi che avevate perso, se non ricordo male, 2-1 dalla Juventus, una cosa del genere, esatto. E che però vi hanno applaudito come se aveste vinto, cioè vedendo quel video sembrava quasi che voi aveste vinto, che loro avessero perso, cioè, è una cosa, sì. Che in anno la vedrai quasi, ma è rarissimo una roba del genere. Esatto, a quella partita lì in realtà noi, nonostante il risultato, avevamo vinto davvero, perché comunque avevamo fatto una partita stupenda da un punto di vista tecnico, tattico, dell'agonismo, tant'è che eravamo andate sull'1-1 e poi dopo, vabbè, ovviamente la differenza tra noi e squadre come la Juventus è che comunque hanno giocatrici di un livello superiore, quindi ti possono fare la differenza, un po' come la Juventus, mi viene in mente maschile, sì. E un Brescia magari, certo. C'hanno quei giocatori che si tirano fuori dal cappello qualcosa, e quindi alla fine abbiamo perso 2-1, però avevamo fatto una partita bellissima, c'era una cornice di pubblico pazzesca, era la prima volta al Castellani di Empoli, e quindi noi avevamo vinto lo stesso. Beh, ho visto gli highlight, degli highlight estesi, sono riuscito a trovarli, effettivamente avevate giocato bene dal mio punto, sì. Di vista. No, niente, altra cosa così che ti volevo chiedere, così so che ti sto imbottendo di domande, una volta che c'ho un buon ospite ne approfitto. Ho visto, c'è un torneo che fanno a Bologna, adesso non mi ricordo bene il nome, è un torneo più che altro giovanile e hanno dato molto spazio al calcio femminile, quest'anno è saltato credo per via qua del corona, però l'anno scorso ho visto dei video di squadre tipo di ragazze sui 15 così, ma mi sembra che il tasso tecnico sia molto più alto rispetto a qualche anno fa, sì. Sulle ragazzine. No, assolutamente, questo anche questo è dovuto all'ingresso delle società professionistiche, perché comunque adesso iniziano magari, mi viene in mente appunto il Bologna, che è una società che sta lavorando molto bene con il femminile, e quindi le ragazzine iniziano a 6-7 anni e hanno a disposizione degli allenatori preparati, hanno a disposizione delle strutture dove allenarsi, e quindi poi ovviamente quando arrivano a 15 anni hanno un tasso tecnico pari a quello dei ragazzi, e questo vuol dire tanto. Quando ero ragazzina io ho giocato con i maschi fino a 12 anni, e a 12 anni poi sono passata nell'unica squadra femminile che c'era qui a Prato nella mia città, e però a 12 anni giocavo in Serie C con gente di 25, che diciamo... Ora per fortuna è cambiato in meglio questo discorso qui, tant'è che hanno iniziato a fare anche il torneo di Viareggio al femminile, quest'anno sono andata a vedere la nostra primavera contro la Juventus, insomma si vede giocare bene, ecco, è interessante, è sicuramente bello. Bello. E
Per il tuo futuro invece, il giorno in cui appenderai le scarpette al chiodo, speriamo il più tardi possibile, ok? Esatto. cosa ti vedi a fare? No, io voglio fare l'allenatrice. Ho già preso il patentino UEFA B 6 anni fa e poi vorrò continuare a prendere gli altri patentini, però voglio rimanere sul campo, ecco. Assolutamente. Beh, hai le idee molto chiare, perché se l'hai preso 6 anni fa avevi 22 anni. Sì, no. Complimenti. Voglio rimanere sul campo, mi piace stare con i ragazzi e il calcio appunto è la mia passione e voglio farne il mio mestiere in tutti i sensi. Poi. Tu hai detto che insegni, no? Ok, beh, i tuoi ragazzi vengono a vedere le tue partite, ti chiedono un po' dei risultati, delle cose. Sì, assolutamente. Oltretutto insegno a un istituto professionale, che sono tutti ragazzi. E che sì, infatti quando mi è capitato che il sabato magari perdevamo, dovevo andare a giro con gli orecchi tappati perché sembrava un casino. No, però è bello, appunto questo è bello, innanzitutto perché ho preso il rispetto di tutti subito, perché giocando a calcio certo. Non è poco. E poi no, comunque seguivano, è la parte più bella del calcio poi questa fondamentalmente. Bello. E, altra domanda così. Hai una playlist musicale che preferisci per caricarti prima della partita? Allora, in realtà no, nel senso che essendo un po' scaramantica, prima della partita, fino a qualche anno fa, ascoltavo sempre qualcosa. Poi una volta non ho ascoltato niente e abbiamo vinto quel giorno lì e quindi basta, niente più musica prima delle partite. Fine. Poi non sempre funziona, però. Ok. Cosa ne pensi così? Anni fa avevano fatto un paio di reality sul calcio. Sì. C'era quello della Fiorentina, dei ragazzi lì, che ci ho fatto anche un paio di video, aspetta, era Calciatori Giovani Speranze. Sì. E poi quell'altro su Mediaset, Campioni Sogno, sì. Il Cervia. Esatto. Così. Se ne facesse uno così al femminile, potrebbe rendere come idea? Allora, si vociferava che ci fosse questa idea. E sicuramente è un'idea carina, perché comunque ora mi viene in mente un discorso a parte, c'era anche Ginnaste Vite Parallele su MTV, sì. E è comunque servito per far conoscere la ginnastica artistica, che magari è uno sport meno conosciuto in Italia, e quindi sicuramente potrebbe essere un mezzo per far appassionare altre ragazze e far appassionare le persone, sicuramente. Un'altra cosa, ignoranza mia totale, ok? Esiste anche un calcio a 5 femminile? Sì, assolutamente, no? Il futsal è veramente bello da vedere anche. E la Serie A di futsal è un qualcosa che ha comunque un livello tecnico altissimo. Anche nel campionato italiano ci sono tante straniere, spagnole, brasiliane, che apportano un livello davvero tecnico pazzesco, è molto bello da vedere. Ci sono anche le serie poi inferiori, fino anche a livello regionale, comunque la Serie C, e sì, è un movimento molto attivo, ecco. Ok, beh, vabbè, così quelli che volevano il campo ridotto possono guardarsi. Esatto. Esattamente. Ovviamente c'è anche beach soccer, sì, che comunque sia. Esatto, sì. Ridotto con la sabbia, ancora meno. Esatto. Beh, oddio, ci hai fatto un pensierino a passare a calcio 5 un domani? Parlo sempre sui, non so, 37-38 anni, quando decidessi di mollare il calcio a 11. No, ti dico la verità, giocarlo non mi piace, perché ogni tanto, come tutti, in estate qualche partitella si fa a 5, però è troppo piccolo quel campo per me, quindi no. È un gioco totalmente diverso. Sì, no, assolutamente. Però la soddisfazione di giocare nell'erba, un campo grande, è tutta un'altra cosa, almeno per me. Certo. Allora, guarda, io di mio non ho altre domande, nel senso che t'ho fatto una testa così, però ho condensato tutto in sta mezz'ora. Se c'è qualcosa che vuoi dire tu, un messaggio che vuoi lasciare tu, sei liberissimo.
Semplicemente innanzitutto ti voglio ringraziare per avermi dato l'opportunità di essere qui sul tuo canale. Grazie e... te, veramente, grazie, sei un ottimo ospite per me, è una bella cosa, ti assicuro. Grazie. E niente, vorrei dire a tutti di iniziare a guardare senza pregiudizi, ma semplicemente per piacere anche le nostre partite, iniziare a seguire davvero l'Empoli innanzitutto, perché ovviamente e poi credo che ci si appassioni, la passione per il nostro calcio viene da sé poi. Grazie, grazie davvero, Zoe già Jatras qui con noi, grazie mille, ti grazie saluto, ciao, ciao. Ciao, ciao.